Siamo qua oggi per andare a pullare su Tonar, nuovo personaggio uscito, step up. Ragazzoli, scusate se ancora non sto benissimo, anche nei video nei live, ma ho ancora la febbre. Quindi cerchiamo di fare il massimo, di dare il massimo anche con la febbre, anche se molto più dura. E mi raccomando, iscrivetevi e lasciate anche un bel like per supportare il canale e per farlo crescere. Detto questo, buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Jump, perché se ragazzuoli siamo qua per Tonar. Eccola qua ragazzuoli in tutto il suo splendore e andiamo istantaneamente nel suo banner. Modello che ovviamente ci sta, ricordiamo a tutti che è un personaggio relativamente forte. È un personaggio che sembra, anzi senza il sembra, essere il, anzi la chiave di volta per i lupi, quindi per farla in modo chill. Però intanto ovviamente sono lì titubanti nel pullarci o meno, perché giustamente c'è Re:Zero incoming. Ne parleremo per bene in questo video, darò il mio parere definitivo in questo video, anche se, come altra aggiunta, hanno anche prolungato Zeldris e Estarossa con tutti gli eventi annessi. Quindi ragazzi, fino al 31, non più fino al 25. Ergo, fino al 31, che tanto è mercoledì, è molto strano, ci saranno gli altri due banner. Questo invece durerà 2 settimane. Come ovviamente ogni banner, come ogni banner, 2 settimane. Ovviamente poi, se andando a vedere tutto quello che c'è, essenzialmente non c'è niente, cioè non hanno aggiunto nulla, letteralmente nulla, c'è tutto quello che c'era. Diciamo che è sempre la settimana del riempimento, no? Come banner Ragnarok, come Mirrodust Wrestler, è sempre quella settimana dove esce solamente i banner step up e nient'altro essenzialmente. È un PG che però tutto sommato porta dietro di sé un banner non malaccio, ok, che poteva essere sicuramente meglio. Tra l'altro avevo fatto male i conti, perché avevamo uno 0... Ah no, ok, giustamente sì, era uno 0,25, non uno 0,20, sì, perché giustamente lei era 0,1, cioè l'1% era lo 0,5, sì, avevo sbagliato io. Troviamo Tonar con lo 0,5, ragazzi, tutti gli altri con lo 0,25, troviamo per l'appunto Banner Ragnarok, Meliodas, sì, Meliodas, Merlin Ragnarok, Hauser Blue, Diane Ragnarok, Meliodas, Lost Vendi Ragnarok, Tonar vecchia, Sigurd, Arthur Excalibur, Nanashi, Redfields e ovviamente la nuova Tonar. Parlando della nuova Tonar, ragazzi, andiamo subitissimo e leggermente, proprio velocemente a vedere. È un personaggio che, ripeto, serve per i lupi. Ora, ha senso investire per un personaggio del genere in vista di Re:Zero? Secondo me sì, perché come ho detto nel video di ieri, è un personaggio che ci viene letteralmente regalato. Cioè, per quanto costa 240 gemme, io ricordo a tutti che i personaggi chiave, o comunque quelli che ti carriavano le vecchie modalità, cioè Jormungandr per il cervo e Megelda per i piccioni, o comunque anche Skadi e via dicendo, anche Freyr, sono personaggi che costavano 600 al garantito, ed era un qualcosa che comunque era molto più dispendioso. Erano personaggi con un banner decisamente diverso e molto più costoso. Questo è un personaggio che ci viene letteralmente dato garantito, quindi giftato, a meno della metà, se non quasi un terzo delle, quasi un terzo, perché si avvicina più a un terzo rispetto alla metà degli altri banner a 600, perché 242, ragazzi, è più vicino a 200 che a 300, di conseguenza è quasi un terzo rispetto, e paragonandolo lei a un banner di Jormungandr o a un costo che aveva Megelda per averla garantita, così come Brunhilde, come Freyr, come Skadi e tutti gli altri. Quindi decisamente parlando è un personaggio che sulla carta sembra essere veramente la svolta, cioè diciamoci la verità, sembra essere la svolta per i lupi, ok? Sembra essere la svolta. Bisognerà vederla sul campo di battaglia come al solito, e tra l'altro si può anche dire che va benissimo anche all'1, cioè non è una cosa da poco. Poi la ulti viene anche buffata dalla sua passiva, quindi diciamo che può anche andare bene all'1, si becca il 200% in più, tra l'altro solo su scolleati, quindi è un PG che ovviamente non deve far danno, diciamoci le cose come stanno. È un PG che deve, ma tra l'altro la ulti è uguale a quella vecchia, non ve la faccio vedere,
È un PG che deve buffare il team. Per chi non lo sapesse, la sua passiva è veramente, veramente rotta. L'abbiamo vista ieri. Buffa al 200% la sua ulti. Aumenta il 30% il danno. Il 40% del danno per 3 turni. È veramente un buon personaggio, se non mi sbaglio. Poi magari la traduzione la trovate ovviamente nel video di ieri, con anche nella live di ieri su Twitch. E oggi pomeriggio magari ce la leggiamo anche, perché oggi pomeriggio ricordo che andremo all'in su tutto il banner per averla ovviamente garantita, per fare il settimo episodio di vita secondo Whale. Però di base secondo me è un personaggio che conviene. Ora, parlando di ReZero, io capisco che tanti, ed è qua la diatriba principale che ieri si è creata nella live, nella discussione principale, io capisco che c'è la collab di ReZero in arrivo, Emilia con la reliquia, va fatta 6-7 le cose, però non è per criticare i free to play. Però è anche vero che un free to play può puntare poco su una collab. Perché un free to play quanto fa? Uno, massimo due giri? Vuoi esagerare? Soprattutto venendo da Zeldris, da Estarossa Fest. E con due giri poi non ti può comprare manco le skin perché sono a soldi. Con due giri Max Arti sono 6 PG. Max Arti le tutte e 6 è un casino. Comunque anche sulle mie, per dire, è un casino. Quindi non li fai giocare in PvP. Ora, questo per dirvi che bisogna capire che tipo di player siamo. O siamo dei player che vogliono puntare a giocare, e quindi a fare tutte le sfide che il gioco ci propone, come in questo caso i lupi, che sono la modalità più difficile del gioco ad oggi, e quindi si va a pullare Tonar in quel caso, perché è la chiave di volta, soprattutto per un free to play. Capiamo una cosa, va bene anche a lui questo personaggio. Oppure si è quell'altro player che punta al collezionismo e non gli interessa fare lupi, di conseguenza non gli interessa fare in futuro una reliquia come Meliodas Dark o Salt Mode Meliodas o Zeldris Summoners Nebula e Staross Salt Mode. Bisogna un attimino anche capire queste cose qua, perché secondo me questo personaggio va preso, cioè skipparlo con la scusa del tanto la pullo più avanti, fra 4 mesi quando torna, 3 mesi quando non è manco le tap, è una scelta secondo me e un pensiero, non dico stupido ma quasi, perché lo dico sempre, se si punta ad un personaggio lo si deve pullare sul suo banner. Perché è lì che ha il rate up, ragazzi. C'è qua lo 0.5. Quando tornerà, non si sa dove, potrà avere lo 0.20, come lo 0.25, come lo 0.15, 0.16. Quindi, di che stiamo parlando? Sperare di trovarlo là è ovviamente con un rate di un terzo rispetto a questo del suo banner, anzi quasi meno di un terzo, se sarà un quinto o un sesto, un per cento, come sarà, un 0.16, non lo so. È veramente una cazzata secondo me, cioè sperare di pullarla così, basta vedere io Brunilde, quanto ci ho messo per pullarla, un anno, Lilia di Natale non ho pullato sul suo banner e di fatto ora in ogni banner che esce non l'ho mai trovata, nemmeno su Zeldris che ci ho fatto un giro intero e guardate un po', 0.19 col cazzo che l'ho trovata, quindi questo per dirvi che se si vuole un personaggio lo si deve pullare sul suo banner. Ha maggior ragione se il banner di Tonar costa così poco, perché ragazzi, ripeto, i personaggi chiave di tutti gli altri Jormungand, Skadi, Miguel e compagnia costavano 600, questa costa 242. Dagli! Nel senso, questo personaggio secondo me è un must have, va preso totalmente. È un personaggio che è regalato. Detto questo, ragazzi, va pullato. Dipende ovviamente cosa e che player siete. Decidete voi, il mio parere ve l'ho dato. Detto questo, prima di un multi e si vola. Andiamo, guardiamo un po'. Magari c'è scelto da subito. Tanto il giro sono costretto comunque a farlo. Banner Ragnarok, ragazzi, ce l'ho 5, quindi non mi dispiacerebbe. Perfetto, si schifa subito. Bella lì, mi piace subito. Bella. Multi da 1, in ogni caso, qualunque sia la vostra scelta, vi consiglio almeno nel rimedio multi, come ogni step up, di farle sempre. Questo ve lo consiglio sempre, magari sculate. Arriviamo un po' a seconda multi. Perfetto. Clamoroso. Va bene, boys, ci vediamo oggi pomeriggio in live alle 2:30, più o meno, per un paio di orette con Grand Cross. Mi raccomando, iscrivetevi al canale come al solito qua sotto al centro. Io però vi invito ancora una volta a ragionare bene sul pullare o no per questo personaggio, perché ragazzi, skipparla secondo me è un errore madornale. Ricordatevi che
si fa fatica a fare lupi probabilmente anche con lei. Quindi attenzione a skipparla, boys. Perché se la skippate ora potreste non trovarla per chissà quanto tempo e non fare i lupi per chissà quanto altro tempo. E quindi levarvi l'occasione di avere reliquie in futuro come Omnus Nebula, come Assault Mode Meliodas, Meldark e Starossa Assault Mode. Solo perché non avete voluto spendere 240 gemme perché c'è R-Zero. Attenzione ragazzi, perché poi ve ne pentite. Detto questo, boys, io vi ringrazio, ripeto, iscrivetevi qua sotto al centro. Provate tutti gli altri video a destra e a sinistra qua sopra nelle schede. E let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!